Konnichiwa Minasan, ben ritrovati qui nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer e come potete ben vedere siamo qui su Need for Speed per PlayStation 4. Allora, vediamo un po' come continuare la serie, perché non mi ricordo più dove ero arrivato. Allora, vediamo un po', messaggi. Mi molla quello che fai, stai facendo. Allora, mentre invece, vediamo un po' che dice. Amico, ho qualcosa per te. Ciao Travis. Ho sentito parlare di Eddie dei famigerati Siders. Mai. Il numero uno. Aveva una tipa da urlo, Melissa, con cui andavo a... Beh, sai, lasciamo stare, è acqua passata. Comunque, stanno preparando una sfida con piloti scelti, con rep di un certo livello. Sta pronto. Ok, vediamo un po', con rep di un certo livello. Allora, vediamo un po', a livello di reputazione ci dovrei stare... Perché allora, perché ho letto comunque insomma che per partecipare a questo tipo di gara devo avere reputazione almeno del 25esimo livello, cosa che ormai ho già superato da un po'. Però vediamo un po', ricambi componenti difficili, questo abbiamo passato. Vediamo un po' dove caspita sta sta sfida. Allora... Allora, giro di vite medio, il gioco dell'autostrada medio. Ma... Questo che cos'è? L'auto di una leggenda difficile. Poi dare una sprint punto a punto, chi taglia il traguardo del primo vince. Questo non è male. Vediamo un po'. Questo qua, dovere o piacere, ci sta. Che ora come ora non mi ricordo se l'ho fatto oppure no. Comunque, insomma, poi vedremo. Dove sta sta sfida però? Ma porca miseria, dove caspita sta? Vai, facciamo così. L'auto di una leggenda, difficile. Però io questo già l'ho fatto. Non mi ricordo se averlo già fatto oppure no, cazzarola. Vediamo un po', che coppia difficile, no. Dovere o piacere, portare il termine di 12.000 e 20. 9.250 punti di reputazione. Dovere o piacere difficile. Magnus Walker, vediamo un po', va, perché io vorrei un attimo. Allora, come punti di reputazione sto a livello 33, per cui quello, la gara che mi ha detto Travis la posso fare tanto dal livello 25 in poi, per cui va bene, ok. Se no ci abbiamo un po' che dice l'amico Spike. Amico, ce l'avevo quasi fatta. Hai già polverizzato quella corsa? Fallo altrimenti, ci siamo vicini. Poi vediamo un po' Amy che dice. Molla quello che stai facendo, perché ci sono dei piloti in cerca di sfida. Sembra roba seria, quindi vieni qui, ciao. Allora, vediamo un po' la macchina. Questa bella Porsche 911 Carrera, poi in realtà non è modificabile. Allora, per cui invece me la vorrei fare con questa bella Nissan. Allora, seleziona auto per iniziare a dare battaglia, eh. Allora, vediamo un po', tuning, maneggevolezza, personalizzazione, performance. Vediamo un po' di modificarla, migliorarla ancora di più. Allora, impianto a nitro ottenuto. Questo al massimo? Ah, livello 36. Frizione livello 37. Cavolo. Sistema di scarico. No, così. Livello 35. Collettore di scarico. Tutti sbloccabili. Testata. Vediamo un po'. Questo qua sì, per 2006. Ma sì, dai, su, che ci frega. Montiamolo, va. Albero a camme. Grandissimo. Vai, vai così. Ok, blocco motore. Va benissimo così. Centralina, vediamo un po'. Va bene così. Ok, avviamento. Ecco, questo è molto importante. Perfetto. Con la spesa minima abbiamo migliorato. Allora, impianto elettrico, vediamo un po'. E anche qui si migliora un
Pop a pro livello 41. Vabbè. Induzione forzata, vediamo un attimo. Sistema di alimentazione. Ok. Vabbè, basta così, dai. Allora, vediamo un po'. Mappa, anzi no, vediamo un po'. Messaggi Emi. Molla quello che stai facendo perché ci sono dei piloti. Vai. Andiamo, dai. Non sottolineare le modifiche alla maneggevolezza. Vabbè. Non sottovalutiamo nulla. Giustamente. Invita la crew a eventi per ottenere grasse ricompense. Grasse, non grosse. Allora, vediamo un po'. Melissa? E chi è? Ciao. Sono Melissa. Travis garantisce per te. Quindi hai le carte in regola per correre. Dunque, hai 15 gare per sbarazzarti dei migliori piloti di Ventura e affrontare Eddie in un testa a testa finale. Ci stai? Tieni traccia delle gare con la nostra app. Ecco il link per scaricarla. A dopo. Vabbè, vediamo. Vedremo un attimo, eh. Allora, intanto, ricambi componenti. Vince la gara sprint con Amy. Forza! Non c'è tempo da perdere. Trova un posto. Piatto ricco, micificco. Possiamo andare subito a battaglia, va? Vai così. 23 checkpoints. Ok, grazie per l'app. Mamma mia che lisciata. Ecco la pula, porca miseriaccia. Ecco, ecco la multa. Aie. Bene, bene, dai. 7 secondi e ce ne sbarazziamo. Dai, 5, 4. No, non mi è stata chiamata mo, no, E che caspita, Ecco, brava, richiama Melissa Gara. Che sei pure una bella figliola, tra l'altro. Vai così. Ce n'ho subito sotto uno, Che bello, primo errore. Ne approfitterà subito. Mamma mia che zigheza. Eccola, appena detto. Porca miseria. Porca miseria, Ah no, pure lui si è infrociato. Bene, bene. Mamma mia che bucio di culo. Dai, dai. Yatta, yatta. Un altro che si è infrociato. Vai così. Vai così, ecco, sento. Non ci... No, porca mignotta, porca. E dai. Bastardo maledetto, bastardo maledetto. Eccola, che pure questa m'ha dovuto rifare. Porca miseriaccia. Maledizione. No, dai, su. No, questa m'ha dovuto rifare. Ho capito, un nuovo record personale, però... Abbiate pazienza, questa me la rifaccio perché la devo vincere assolutamente. È terzo, ho capito però. Perché tanto ci darà fallimento sicuramente. Infatti. Allora, c'è una bella cosa, mappa. Mostra mappa sulla mappa. Rifacciamola perché la devo vincere assolutamente. Abbiate pazienza, ma... Questa va vinta, sta gara va vinta. È abbastanza... Insomma, tocca fare un po' qualche zig e zag, però... Non dico sia chissà quanto tecnica, perché di tecnico, per quanto mi riguarda, sono le gare quelle lì di drifting. Però comunque, insomma, tocca fare qualche zig e zag, tocca stare un po' in campana. Infatti mi sono infrociato prima. E sinceramente spero
di non infrociarmi adesso. Dai, così. Siamo partiti quinti. Al momento siamo terzi. Porca puttana, ste macchine. Ma che si è infrociato? Mamma mia che infrociata. Si è ribaltato, porca miseria. Ma il primo se ne sta andando di nuovo, maledizione, su. Vediamo un po'. Vai così, vai così. Ecco il secondo, va. Dai, via qua. Tudor. Che aspia sei? Ah, ecco pure Emi che prima, va. Dai, dai che l'ho ribeccati. Dai che l'ho ribeccati. Dai Emi, vieni qua che ti sto all'ombra del culo. Brava, io stringo più di te. Tacci tua. Beh, visto che fai l'arrogante così. Ecco, brava, statene là, va. Mamma mia, un'altra. Momenti ci infrociavamo pure là, di nuovo. No, cavolo, siamo alle 10 secondi. Porca miseria, per un nulla. Per un nulla, cavolo, per un nulla. Queste gare buone solamente per i punti di reputazione. Porca miseria, fallimento. Porca miseria. Vediamo un po', va. Allora, mappa. Ah, eccola qua, va. Questa è, caspita, è. Ah no, questo è un altro. Ah, eccola qua. Gente nuova in città, meglio, va. Vabbè, facciamo più questo qua, poi da lì. Poi la rifaremo quella lì, dai. Facciamo così. Adesso, prima o poi la passeremo. Comunque l'importante è fare almeno i punti di reputazione, andare avanti nel livello, perché comunque qua più si va avanti il livello e più ci sono cose nuove, gente nuova in città. Vinci la Eddie's Challenge 1. Gara 1. La Eddie's Challenge. E qui con me c'è Eddie in persona. Benvenuto. Grazie. Dunque, prima gara, primi piloti. Che ne dici? Sono spacciati. Beh, intendi eliminati? Sì. Bruciati. Bruciati, Questo è Eddie. Poche parole, ma molto taglienti. Quindi, buona fortuna. Vabbè, vedremo, vedremo, vedremo. Oh no. 13 checkpoints. Cazzarola, bella. Bella corta, Vai così, vai così. Mamma mia, momenti. Facevamo un botto incredibile. Orca miseriaccia boia. Porca miseria, se strade maledette. Ah, dai, tocca recuperare, porca miseriaccia. Ecco pure la pula. Vai, vai addosso, vai addosso. Bravo. Così si fa, bravo, vai addosso.
Dai, eccone un'altra. E dai che sto facendo la gara, pula, su, togliti. Dai, togliti, su. Togliersi, togliersi. Sì, certo. E gli altri che corrono? No, eh. Sempre e solo me, mortacci vostri. Porca miseria, sta curva a gomito. Cavolo, pure questa va rifatta, maledizione, su. E arrivo, ho capito, gente nuova in città. Terzo. Spaziamo le strade, giustamente. Mi sa che pure questa va rifatta, vediamo un po'. A meno che non sia a torneo. Ecco appunto, dica. Vediamo un po' la mappa, va. La rifacciamo, che dite? Eh sì, dai, rifacciamo. Vediamo un po' di superarla, perché sinceramente di fallire non mi piace, sinceramente, per come sono fatto io. Vinci la Eddie's Challenge 1. Dai, dai. Yatta, yatta. Comincia la Eddie's Challenge. E qui con me c'è Eddie in persona. Benvenuto. Grazie. Dunque, prima gara, primi piloti. Che ne dici? Sono spacciati. Beh, intendi eliminati? Sì. Bruciati. Allora, sono due giri. Eddie, un uomo di poche parole, ma molto taglienti. Quindi, buona fortuna. Dai, così. Iniziamo a seminarli un po', va? E vai dritta, su, coraggio. Vabbè, abbiamo un po' tagliato di qua, va, è uguale tanto. Famo così. Pummete. Una bella bottarella, tocca farci it, Poi dopo ne riparliamo, Non lo so, mai schiantato, mai. Vai così. Allora, primo giro andato. No, togliti. Dai, su. Ti devi togliere. Ah, ok. Vai così. Portacci tua. Che botta, porca miseria. Vabbè. Abbiamo fatto reputazione, però. Che cavolo, qua. Famo reputazione a sfonda la macchina. Non lo so. Ditemi voi che caspita di cosa sia, comunque. Oh, stavolta abbiamo fatto un po' meglio quella curva maledetta, Dagli 8 di 13, secondo giro. Vai così. 12 di 13. Ok. Bene. Bene così. Benissimo così. Posizione primo, 2 minuti e 36, 7.000 denari.
Te la sei fumata, amico? Vado a spostare il tutto. Bravo, posta dappertutto, su YouTube, su Facebook, su Twitter, su Instagram, dove te pare. Bene, bene, 25.654 punti di rotazione, bene così. Ok, vediamo un po' che ci dice, va. Ok, dica. Di nuovo io, Melissa. I primi perdenti sono fuori e siamo pronti per ripartire. I dati del prossimo evento sono online, dai un'occhiata. Ok, ok. Ah, eccolo qua, ecco l'app. Vedi, è this challenge. Vediamo un po'. Ok, prima completata. Seconda, ok. Non ti assomigli sui luoghi su lunghi rettilini di questa gara sprint ad alta velocità. Sfida tra sleeper, medio. Vabbè, facciamocela, va. Le crew si basano sull'eleganza condivisa. Belle auto, bella guida. Sfida tra sleeper. Vinci Ladies Challenge 2. Gara bene. 2, ai vostri posti. Gara 2. Con macchina mezza sfondata, ma va bene così. ...23 checkpoint, per cui un po' più lunga... Ah, perché non è sul circuito, va bene. Cioè, non è a giri, insomma, più che sul circuito, insomma. Vabbè, comunque. Va benissimo così, vai così. Mamma mia. Vai, vai. Come on, come on. Magari un po' meglio a zig e zag. E se no facciamo l'effetto flipper, che è meglio sempre evitare. 8 di 23. Vai così, vai così. Mamma mia, che gara sprint. Ecco Rainbow Bridge, bellissimo, color viola stasera. Queste macchine da evitare. Vai così. Bene così, bene così. Posizione primi, 2 minuti e 13 secondi, 7000 punti, 7000 denari, scusate. 0,5 oltre la velocità della luce. Ottimo così. Dai che tra po' arriviamo. Manca un pelo per il Ah no, ce l'ha dato, 34esimo livello. Bene così. Benissimo così. Ahi, eccola. Dica. Ciao, sono Melissa. Ciao. Non posso dire di essere colpita, perché lo ammetto, non mi capita mai di esserlo. Ma sei arrivato fin qui e vorrà pur dire qualcosa. C'è una nuova gara. Controlla l'app. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, vediamo un attimo. La punta di rotazione è al 34 di livello. Qua abbiamo un po' ancora di gare da fare. Magnus Walker, le speed. Robin, le crew. Manu, lo style. Amy, tuning. Ecco, però di Amy mi è rimasta un po' sul groppone. Questo è davvero piacere difficile. Pure questa è una gara da fare. Poi prossimamente questa, ah ecco, questi piccoli passi. Il miglior tempo di giro è un circuito breve. Effetto più giri che puoi entro il tempo limite. Ah, ho capito. Va bene così. E vediamo un po'.
Vediamo un po'. Allora, io volevo farmi la gara. Dove caspita sta la gara con Emi? Allora, ricambi componenti, dai. Vediamo, dai. Vediamo di farci questa qua e poi magari ci salutiamo, eh. Vediamo un po' come si evolve la situazione. La prova in derapate è la migliore sfida per mostrare come controlli l'auto. Vabbè, capito, però insomma, le derapate non è che mi fanno drizzare l'adrenalina chissà quanto, Non c'è sinceramente, tempo da perdere, eh. trova un posto. Ok, Emi, a noi due. Porca mignotta. Eccola là che ci ha risuperato. Mannaggia la miseriaccia, boia. Cazzarola come schizza la sua auto. Porca miseria. Vieni qua, cazzarola, Emi, su. Porca miseria. Ma non ti sbagli mai. No, su. Togliti, pure tu. Già sono secondo. Mortacci tu, come ti infiltri. Eccola là. Sì, vabbè, tutti quanti, mo. Sempre verso la fine, porca miseria, maledizione, incredibile sta cosa. Però ecco l'effetto elastico, non si sa mai, magari rallentano tutti. Porca miseria, ste infrociate. Niente, questa tocca rifarsela per l'ennesima volta. Vabbè, poi questa magari quando sarà. Vediamo un po' di farci una gara con Eddie, vediamo un po' come va. Cerchiamo di prendere un po' qui, un po' là, più punti possibili. Allora, perché l'obiettivo almeno è di arrivare al livello 36esimo, perché poi lì ci sblocca altri componenti per quanto riguarda l'upgrade della macchina. Allora, vediamo un po'. Teletrasportami qui, va. Spegni il motore se ti nascondi dalla polizia, ma ricorda, ci vuole tempo a riaccendere. Ma va. Piccoli passi. Vinci l'Edis Challenge 3. Pronti per la gara 3. Bene, mi piace questo entusiasmo. È una donna con entusiasmo. È sempre una bella cosa. Ah, già col tempo migliore. Tra l'altro, dove cazzo mi fanno passare qua? Porca mignotta, però. Vabbè, vediamo un po' quanti giri effettuare, va. Togliti su. Baka, togliti. Che cavolo. Tutti addosso a me poi, eh.
po' di effetto flipper. Vai così, vai così. Vediamo un po' di migliorare il tempo, va? Vai così, vai così. Ok, l'abbiamo abbassato. Porca miseria, ci siamo infrociati. Mamma mia, che botto che abbiamo fatto. E su Chopex, come caspita chiami, toidi su. Manco 18 secondi. Primi, yatta, yatta, 39 secondi, giro migliore. Bene, prendiamo 7000 denari. La macchina è sfondata, ma chi se ne frega. Un uomo un disastro, ma va bene uguale. L'importante è comunque che vadano bene le gare. Ottimo così, 27.576 punti di reputazione. Ottimo così. Melissa, rieccoti. Melissa, di nuovo. Ti stai facendo strada con le unghie e con i denti? Già. Beh, la prossima gara è già sull'app, quindi da un'occhiata. Ciao. Va bene, dai, per questo episodio può andare benissimo così. Bene, da Giappo Gamer è tutto. Sayonara, ne? E al prossimo video.